Due gol dell'Avellino nel primo tempo, due dell'Ascoli nel secondo. Sia l'Avellino che l'Ascoli poi ne hanno fallito un terzo. Parità completa dunque al Partenio, ma i biancoverdi hanno giocato mezz'ora, gli altri doppio. Questo è il primo gol avellinese dalla bandierina Ferrante e Romano scattando di testa in fila. Gli ascolani appaiono abbastanza disinvolti e forse distratti, ne è un esempio il secondo gol. Valente ruba la palla a Boldini e a Moro e insacca con un angolato rasoterra. A questo punto appaiato l'Avellino si ferma ed è quindi l'Ascoli a prendere l'iniziativa. Il nostro servizio è lacunoso per uno sciopero di un settore tecnico e non possiamo documentare tutte le fasi significative della partita, ma abbiamo già visto uno scontro occasionale tra Valente e l'arbitro Ciulli, il quale si rialza e, come fra poco vedremo, farà segno che per lui si tratta di cosa da poco e infatti riprenderà poi ad arbitrare egregiamente, quindi si avvicina il segnaline. Ecco adesso un'occasione fallita dall'Ascoli con Bellotto che scivola al momento del tiro. L'Ascoli ancora in avanti e vedremo adesso un tiro di poco fuori dello stesso Bellotto. Anche nella ripresa l'Ascoli si presenta aggressivo, dalla bandierina Moro, testa di Bellotto, poi Anzivido, qualcuno ribatte e la palla finisce in fondo alla rete. Si ritorna a giocare ed ecco che avviene la seconda rete ascolana, Anzivino, centro, Scanziani in fila con un bel colpo di testa. Disperazione di Piotti, comprensibilissima, l'esultanza degli avversari. L'Ascoli insiste ancora e per poco non segna il terzo gol. Una combinazione e Bellotto, il solito Bellotto, manca a porta quasi sguarnita o comunque da solo davanti a Muraro. Qui è una combinazione di Somma, Ferrante ancora di Somma, che allunga verso il centro dell'area. C'è Pellegrini che però manca clamorosamente al momento del tiro. Siamo alle ultime battute della partita, c'è qualcosa che piove dagli spalti e il guardialine si tocca la nuca essendo stato colpito. L'arbitro va a sincerarsi, vede che Valente cerca di nascondere qualcosa, gli si avvicina e la prende tra le mani. Sarà un reperto per le decisioni di domani.